Signore e signori, benvenuti sul mio canale. Io sono Douglas Mortimer e in questa puntata parliamo di profumi. In particolare ci diletteremo sulla scelta del profumo, perché non tutti i profumi sono uguali, si fa presto a dire profumo, esistono profumi per ogni occasione. Ebbene, in questa puntata vedremo quindi come scegliere il profumo perfetto, o quasi, per ogni occasione. Tra un secondo, dopo la sigla. Come di consueto, prima di entrare nel vivo della puntata, permettetemi di ricordarvi che chi fosse interessato ad approfondire gli argomenti che tratto su questo canale, c'è la possibilità di abbonarsi. Abbonandovi infatti al canale avrete la possibilità di accedere ai tanti contenuti esclusivi e di partecipare, se lo desiderate, al mio salotto virtuale. Non mancate inoltre di andare a dare una bella sbirciatina alla mia vetrina virtuale, il negozio su Amazon nel quale ho selezionato per voi tutta una serie di offerte interessanti per chi ama il mondo dell'eleganza e per tutto ciò che vi ruota attorno. Ma adesso bando alle ciance, entriamo subito nel vivo della puntata. Il profumo, cari amici e cari amiche, è molto più di un semplice accordo olfattivo. È parte essenziale della nostra mise, della nostra tenuta, se vogliamo, e al pari di ogni altro capo che indossiamo, esprime qualcosa di noi stessi. La scelta del profumo quindi deve essere ponderata, deve rappresentarci, deve essere rispettosa anche del contesto, dell'occasione. Ecco quindi che è importante, molto importante, scegliere correttamente il profumo, e non ci possiamo limitare ad utilizzare sempre lo stesso unico profumo indiscriminatamente in ogni situazione, in ogni occasione, giorno, sera, estate, inverno. No, così non va bene. Allora iniziamo a capire come e perché si deve scegliere il profumo. Cominciamo dunque da una distinzione fondamentale. Esistono profumi più adatti al giorno ed esistono profumi più adatti alla sera. Di giorno dobbiamo preferire fragranze leggere, fresche, discrete, che si armonizzino quindi con la luce naturale, l'attività quotidiana, che non siano quindi in particolar modo troppo impattanti, troppo invasive. In linea generale possiamo dire che le note più facili da questo punto di vista sono le note agrumate, le note erbacee, le note verdi, le note anche acquatiche. Poi dipende tutto, tra poco lo vedremo, anche dalla stagione. Perché questo? Perché comunicano leggerezza e sobrietà. L'esempio più classico, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, cioè l'acqua di Colonia. L'acqua di Colonia, con le sue note brillanti di bergamotto e di neroli, è un'ottima scelta, in particolare per chi desidera rimanere fresco e impeccabile durante tutta la giornata. Per la sera, invece, ecco che le fragranze possono diventare più intense, più avvolgenti, quasi misteriose. Ecco che quindi possiamo iniziare ad usare con note importanti, come le note legnose, le note speziate o orientali, che contribuiscono a creare, insomma, una atmosfera seducente, no? Intrigante, ben lontana, no? Dalle atmosfere invece più leggere, più leggiadre e più sobrie dell'acqua di Colonia. Possiamo ad esempio ipotizzare un profumo a base di vetiver, no? Che con le sue note di terra asciutta, le sue sfumature affumicate, si presta bene alla sera. Oppure anche alla profondità, secondo me anche molto virile, delle fragranze a base cuoiata, no? Con questo cuoio, con queste pelli, che conferiscono appunto fascino, conferiscono mistero, conferiscono anche una certa attenzione, anche una certa pesantezza. Quindi vanno anche un po' sapute dosare. E poi dipende tutto anche ovviamente dalla propria personalità. Dobbiamo trovare quella combinazione di note che anche la sera, insomma, in qualche modo riesca a rispecchiarci. Ora però permettetemi di fare una distinzione ulteriore, quella basata sul livello di formalità dell'occasione. Ebbene sì, perché a mio parere, non so come la pensate voi, ma io sono convinto che i profumi, al pari di un capo d'abbigliamento, abbia anche un livello di formalità. Cioè ci sono profumi più formali, profumi informali, profumi sportivi. In questa mia ottica ecco come vi suggerisco di orientarvi nella scelta del profumo. Nelle occasioni formali, come una cerimonia, una cena di gala, un incontro di lavoro di grande importanza, il profumo deve essere elegante e raffinato, ma al contempo anche discreto. Non è quindi il momento di osare con fragranze troppo esuberanti,
Andiamo quindi sul classico, sulle fougères, sull'acqua di colonia. Magari si può giocare anche un po' con note floreali, note legnose, però sempre con qualcosa che le uniscono alla freschezza delle erbe aromatiche, come il muschio di quercia, il patchouli, la lavanda, il bergamotto. Ecco, quindi in queste situazioni, secondo me, è meglio prediligere le fragranze di stampo classico e soprattutto stare molto attenti al dosaggio. Quindi non esagerare nel dosaggio, soprattutto nelle occasioni più formali il profumo non deve essere ostentato, deve essere appena avvertito. Per le occasioni semiformali, come ad esempio una cena tra amici, un evento culturale, un'uscita serale, ecco che si può optare per profumi magari anche un pizzico più originali, quindi che uniscano sia l'eleganza ma anche l'originalità. Quindi sì a note speziate, sì a note legnose, sì a note orientali, si può giocare anche con qualcosa di un po' piccante, no? Come il pepe nero, con qualcosa di un po' originale per chi ama le note gourmet, ad esempio, questa è una buona occasione, io le detesto le note gourmet, però c'è chi le ama, si può, ecco queste le occasioni informali possono essere un'ottima appunto occasione, scusatemi la ripetizione, per divertirci, ecco, con queste fragranze un pochettino più inusuali. Passiamo invece alle occasioni sportive, la quale il profumo dovrebbe essere fresco, tonificante, capace possibilmente anche di resistere al sudore, quindi di mantenere un po' quella sensazione di pulizia e di vigore che ci immaginiamo, ecco, uno sportivo debba mantenere. In questo senso le fragranze migliori sono quelle con note agrumate, aromatiche, acquatiche in particolare, quelle insomma che offrono una freschezza persistente e rivitalizzante, ad esempio fragranze che contengono il pompelmo oppure la menta e l'eucalipto, insomma per mantenere, ecco, quindi quella freschezza che desideriamo, che agogniamo un po' durante l'esercizio fisico. Un'altra classificazione molto importante che non tutti fanno dei profumi è anche in base alla stagionalità. Come esistono infatti profumi più diurni e altri più serali, ebbene esistono anche profumi più specifici per l'estate, altri più specifici per l'inverno, altri più per l'autunno e altri più per la primavera. In particolare, ad esempio, in primavera, ma anche un po' in estate, le fragranze più indicate sono quelle floreali, quelle fruttate, quelle fresche, cioè quelle che richiamano in qualche modo i profumi della primavera e i profumi dell'estate. Al contrario, quando ci avviciniamo all'autunno e in particolar modo quando entriamo nell'inverno, ecco che richiediamo anche con la mente, anche con il nostro corpo, qualcosa di più caldo, qualcosa di più intenso, quindi le fragranze legnose, le fragranze speziate, le fragranze affumicate che richiamano un camino, che richiamano non magari anche l'incensi, che richiamano magari anche quelle speziate con qualche nota di gourmet che richiamano un po' anche il pan di Spagna, il pan pepato, il pan forte. Ecco, associamo sempre quindi la fragranza anche alla stagione. Non ci deve essere un contrasto stridente tra la fragranza e la stagione, ci deve essere un'armonia, ci deve essere un accordo. Infine, una piccola nota appostilla di tutto questo, le fragranze per gli appuntamenti galanti. E questo sì, cari amiche e cari amici, che è un terreno insidioso ma anche intrigante, è inutile negarcelo. In questa occasione, infatti, la fragranza che scegliamo è un po' come un'arma di seduzione, no? Un qualcosa che noi utilizziamo per affascinare l'altro o l'altra, no? E quindi deve rappresentarci, ma non deve, proprio per questo dobbiamo stare attenti, non deve essere troppo aggressiva, deve essere garbata, deve essere delicata, deve essere suggestiva, direi. Ecco, se vi dovessi dare un'indicazione, secondo me alcune delle note più indicate da prendere in considerazione sono alcune note floreali, in particolare la rosa o il gelsomino, che spesso combinato a toni speziati o legnosi sono capaci di creare un po' un'aura di mistero e di fascino sia maschile che femminile. Guardate che si possono declinare sia al maschile che al femminile, in alcuni casi davvero irresistibili. Ci sono tante fragranze, ecco, a base di gelsomino, a base di rosa, che sono davvero molto, ecco, affascinanti, molto conturbanti. L'importante, però, vi dicevo anche in questo caso, è dosare con cura il nostro profumo, perché altrimenti
rischiamo che questo profumo diventi opprimente e quindi fare chiaramente l'effetto contrario, cioè un effetto repulsivo. E questo ovviamente è qualcosa che vorremmo evitare. Bene, quindi in conclusione, secondo me questi sono gli aspetti essenziali da prendere in considerazione nella scelta di un profumo. Quindi scegliamo il profumo in maniera consapevole. Permettetemi un'ultima postilla, cioè anche il profumo deve essere, la scelta del profumo deve essere qualcosa di autentico, quindi non qualcosa di dettato dalle mode. Spesso si va dietro alle mode. Anche nei profumi, secondo me è profondamente sbagliato, perché si cerca poi, si rischia poi di individuare un profumo che magari hanno in tanti soltanto appunto perché va di moda, soltanto perché lo sentiamo. Il profumo deve essere qualcosa di autentico, qualcosa che esprima noi stessi, e poi in definitiva, insomma, il profumo giusto è quello che vi mette a proprio agio, vi fa sentire a proprio agio, che si armonizza con la vostra pelle, che diventa in qualche modo parte integrante della vostra identità. Bene, con questo si conclude questa puntata dedicata alla scelta del profumo. Fatemi sapere nei commenti anche voi cosa ne pensate, e come sempre, se vi va, ci vediamo sempre qui su questo canale nelle prossime puntate. Ciao, a presto!